A livello fisico sto bene, ho sempre seguito le indicazioni dal nostro preparatore, che è molto bravo, è molto preparato. E ci ha mandato i programmi da fare, da seguire. Ovviamente è diverso perché siamo abituati a allenarci in un gruppo grande di 20 o 25, poi quando ti trovi da solo non è semplice per noi, però si fa quello che si può. E quello che ci ha fatto fare era abbastanza impegnativo, quindi a livello fisico, ripeto, sto bene. E il mio pensiero di una possibile ripresa è che sarà un campionato completamente diverso di quello che abbiamo fatto finora. È normale che quando ti riprendi un campionato da quasi 3 mesi dopo, perché abbiamo fatto l'ultima partita nella prima settimana di marzo, e dopodiché non ci siamo più allenati insieme, sarà diverso sia a livello fisico che mentale, visto che dovremo giocare sotto il caldo ogni 3-4 giorni. Quindi, come dicevo, sarà un campionato diverso, un campionato in cui dovremo prepararci in modo diverso del solito ritiro di luglio. Perché a luglio di solito ti prepari per una stagione lunga, in cui ti puoi fare un certo tipo di ritiro che magari nelle prime settimane fai fatica con le gambe, e ti ritrovi le gambe magari a settembre-ottobre. Invece qua ci prepariamo solo per forse 10 partite, eventuali playoff. Quindi bisogna trovare la forma subito e sono sicuro che la squadra è pronta a qualsiasi decisione. Sì, credo che prima della sosta la squadra stava molto bene a livello fisico, ma anche a livello di risultati, perché venivamo da 4 vittorie di fila e in partite molto difficili. Quindi abbiamo dimostrato un ottimo calcio tutto il campionato. E ovviamente prima della sosta, con 4 vittorie di fila, la squadra stava molto bene. Sicuramente a livello personale, per i gol realizzati, sono contento, perché credo che sia fondamentale per un centrocampista dare il suo contributo in zona gol, soprattutto nel calcio di oggi. Credo che a pensare che gli attaccanti fanno 40 gol a testa è molto difficile. Anche se i nostri li hanno fatti. Penso comunque che sono i miei compagni che mi hanno messo in condizione di segnare, e anche tanto merito del mister, dello suo staff che ci preparano le partite molto bene. Facciamo un gioco offensivo. Un gioco in cui vogliamo essere padroni del campo, e quindi arrivo magari in zona tiro un po' di più. Quindi, come dicevo prima, sono contento. Se si dovesse riprendere il campionato, vorrei continuare su questa strada, dare una mano alla squadra. Diciamo che da piccolo non avevo un ruolo definitivo fino a 20 anni. Ho sempre coperto tanti ruoli, magari essendo un brevetto, tanti allenatori mi hanno sempre cambiato ruolo. Ho avuto allenatori che mi hanno messo dietro la punta, da mezzala, play basso, addirittura l'esterno d'attacco. Io ho sempre pensato che mi esprimo meglio da mezzala, però. Sono contento di aver fatto questo percorso perché mi ha messo in grado di coprire tanti ruoli, di imparare tanti ruoli. Ovviamente quando puoi coprire più ruoli hai più possibilità di giocare. Però come dicevo prima, credo che mi esprimo al meglio da mezzala perché posso costruire anche da dietro a livello di gioco e poi arrivare in zona gol. Arrivando da dietro, penso che mi trovo meglio. Mi è dispiaciuto molto quest'anno per l'infortunio, perché è la cosa più brutta quando sei un calciatore,
di non poter dare una mano. È brutto quando vedi che i compagni si allenano e giocano le partite. Quando vincono vorresti fare parte, quando perdono gli vuoi dare una mano, vorresti dare il tuo contributo e ovviamente non puoi. Quindi devi essere forte a livello mentale, diciamo. Però credo che ho un bellissimo rapporto con Crotone, tutto Crotone, con i tifosi e con la città, perché qua, come l'ho detto tante volte, sto molto bene. I tifosi mi hanno sempre dato una mano, soprattutto in momenti di difficoltà, quindi non posso che ringraziarli e cerco di ripagarli sul campo. Diciamo che questa quarantena per me è stata molto difficile perché mi è nato il quarto figlio e la mia famiglia è molto lontana. La mia famiglia si trova a Manchester, in Inghilterra, e io ovviamente sono qua a Crotone. E quindi per me è stato molto difficile a stare lontano da loro, a non essere vicino alla mia famiglia, soprattutto al mio nuovo arrivato, e non vedo l'ora di riabbracciarli e di stare insieme a loro. È normale che quando un giocatore è in scadenza ci sono tante voci in giro, però in questo momento le voci non mi interessano più di tanto perché sono un giocatore crotone e soprattutto in un momento così particolare. Sono un professionista, quindi darò sempre il 100% e mi farò trovare sempre pronto. Poi per il futuro si vedrà un po' più avanti. Da piccolo, e ancora oggi, sono un tifoso del Manchester City. Però il City di 20 anni fa non era il City di oggi. Eravamo in Serie C. Quindi i miei giocatori preferiti di 20 anni fa non sono molto conosciuti. Diciamo, quelli più conosciuti giocavano nell'Arsenal, che quando ero piccolo erano due squadre che lottavano per vincere, United e Arsenal. Ovviamente non potevo avere un giocatore preferito del Manchester United, quindi erano dell'Arsenal, era Bergkamp e Thierry Henry. E poi a livello internazionale era Zinedine Zidane, per come sembrava tutto facile, tutto era elegante quando giocava, quindi diciamo questi tre erano quelli che mi piacevano da bambino. Il gol più bello della mia carriera non riesco a scegliere perché sono due per due motivi diversi. La prima è con la maglia del Crotone, per il gesto tecnico, con il piede debole da centrocampo, con mio amico Vincenzo Fiorilli in porta, che è un grande portiere. Ho visto che abbiamo conquistato palla a centrocampo e Budimir mi sa che aveva fatto il movimento di venire incontro, mi sono trovato da solo e ho visto che Vince era fuori porta e ho provato, è andato dentro. E poi il secondo era l'esordio in Serie A con il Pescara, ho fatto gol dopo 8 minuti contro il Napoli, il grande Napoli di Sarri. Era davvero un esordio da sogni perché a fare il pallonetto a un grandissimo portiere come Reina, non era semplice, quindi questi due mi vengono in mente, sono i miei gol preferiti.